I cortili sono vuoti e le scuole chiuse, ma i responsabili degli istituti cristiani di Palestina sono già al lavoro, riuniti presso la direzione che si trova a Beggiala, per organizzare il nuovo anno scolastico e affrontare le questioni emergenti, che non sono poche. Certamente le scuole private, in particolare le scuole cristiane, soffrono di molteplici difficoltà e problemi, in questo momento più che in passato. Uno di questi problemi è di non riuscire a raccogliere i soldi delle rette dalle famiglie, a causa della situazione politica che influenza quella economica e viceversa. Questo è uno dei più gravi problemi che le scuole private cristiane in Palestina devono affrontare. Un altro problema che diventa sempre più marcato con il passare del tempo è il rapporto con gli organi ufficiali del governo palestinese, in particolare con il Ministero dell'Istruzione, perché impone regole su regole e pretende siano rispettate come leggi divine. In realtà, nelle nostre scuole private preferiamo essere più flessibili e avere altre attività, non strettamente accademiche, che mirano a sviluppare tutte le diverse capacità dello studente, non solo quelle scolastiche. Il terzo problema è anch'esso molto grave. La situazione politica non solo influenza la condizione economica delle famiglie che non riescono a pagare le rette, ma ha un influsso negativo nell'atteggiamento dei ragazzi tra di loro e nel clima sociale dei bambini nelle nostre scuole. Ci sono anche altri problemi, ma questi tre costituiscono l'aspetto più urgente da affrontare nelle nostre scuole. La fragilità economica dovunque affligge le scuole cristiane, divise tra missione e sussistenza, spesso disconosciute o anche osteggiate dai governi. Anche qui in Palestina bisogna rimboccarsi le maniche per portare avanti la non facile impresa. Le nostre scuole cristiane in Terra Santa hanno un problema, e quello è il finanziamento. Finanziare le scuole per noi è un problema molto grave, perché i nostri alunni non possono pagare tutta la scolarità e sono tanti che si trovano nei villaggi, nelle periferie, sono poveri. E come scuole siamo aperti a tutti, ai musulmani, ai cristiani, ai poveri, ai ricchi. Allora, molti dei nostri gente che non possono pagare. Questo è per noi un problema. Grazie alla Chiesa che ci aiuta. Le chiese in Terra Santa aiutano le scuole a sopravvivere, e anche grazie all'aiuto della gente che aiuta i palestinesi, aiuta per la pace, aiuta per le scuole, per l'educazione, perché tramite l'educazione noi possiamo veramente collaborare per realizzare la pace in Terra Santa. A differenza di quel che accade nei paesi europei, in Palestina le scuole, insieme a quello prettamente scolastico, svolgono un insostituibile ruolo nella formazione cristiana degli allievi. Gli argomenti importanti che abbiamo discusso oggi sono le difficoltà da affrontare e quel che è meglio fare con i nostri studenti. Si tratta di uno dei tanti incontri che abbiamo sempre durante l'anno, in cui ciascuno presenta la propria esperienza e discute con gli altri responsabili per imparare dall'esperienza altrui e capire meglio quali siano le strategie più adatte ad ogni questione. Il nostro obiettivo è diffondere nelle scuole un messaggio di amore e perdono, di rispetto per gli altri, oltre al normale insegnamento accademico. Per questo, il nostro messaggio accademico ed è allo stesso tempo educativo. I due aspetti vanno di pari passo, ma il primo è quello educativo. In questa prospettiva si capisce come agli insegnanti sia richiesto un impegno doppiamente esigente. Non solo la preparazione scientifica, ma la testimonianza e l'insegnamento cristiano. Per questa funzione formativa, che i professori coscienziosamente si assumono, sono particolarmente riconoscenti i pastori della Chiesa. Voglio ringraziare tutti i dipendenti delle scuole, i direttori e direttrici, tutti gli insegnanti e le insegnanti. Diciamo loro grazie per il servizio che offrono nei vari istituti.
Le nostre scuole sono davvero importanti e il Santo Padre Francesco ci benedice sempre e benedice tutte le scuole cristiane e cattoliche del mondo. Noi siamo parte delle scuole cristiane e i nostri allievi, figli della Palestina, sono il nostro messaggio al mondo. Attraverso gli insegnamenti che offriamo loro, apprendono anche l'educazione cristiana fondata sulla roccia che è Gesù Cristo. Fra qualche settimana riapriranno i battenti delle scuole. Il nuovo anno inizierà con le sue incognite, con le sue sfide, sostenuto però da tante persone che insieme credono e si adoperano per il valore dell'educazione.